Bene bestie, rieccoci, finalmente iniziamo una nuova puntata di GameStop Zing TV. Io come sempre sono nel negozio GameStop Zing di City Life e oggi parliamo di Pokémon. Ovviamente anche oggi avremo un ospite molto speciale, ma ve ne parlo tra pochissimo. Adesso volevo un attimino tuffarmi nella sezione domande molto molto rapidamente, perché abbiamo veramente tante cose di cui parlare oggi come sempre. Partiamo con la prima, che è very on topic. Ovvero mi chiedete: Pokémon spada o scudo? Haha! Allora, voi dovete sapere che, e se mi seguite su Instagram già lo sapete, che tutti i giochi dei Pokémon io li compro sempre in entrambe le versioni, perché non vedo perché no. Tu dici: ma non cambia quasi niente. Sì, è vero, hai ragione. Cambia poco, effettivamente. No, però, visto che comunque mi piace anche collezionarli i giochi, no? Oltre che giocarci, mi piace il lato fisico, diciamo, del possedere il gioco e di metterlo in bella mostra nel mio soggiorno, ci tengo anche ad avere ogni versione dei giochi dei Pokémon. Quindi, a suo tempo, la Games Week andai nel negozio GameStop Zing, che era stato aperto per l'occasione, e prenotai entrambi i giochi, tra l'altro a un prezzo veramente eccezionale, grazie mamma GameStop Zing. Quindi sì, sia spada che scudo, come in tutte le altre versioni, sole e luna, insomma tutte. Invece fatemi sapere voi se avete una preferenza particolare e se invece preferite comprare una sola delle due versioni dei giochi dei Pokémon, e soprattutto perché. Prossima domanda: ti piace il film Donnie Darko? Mi piace moltissimo, so che forse è un po', come dire, inflazionato, comunque si è creato attorno a questo film un cult following veramente intenso, e che quindi tanti, come tutte le cose che poi diventano dopo un po' si trasformano invece in mainstream, tanti per l'appunto discard, avete capito? Proprio perché diventano mainstream. Tuttavia lo trovo molto bello, me lo riguardo sempre volentieri, anche se mi lascia quella sensazione, senza fare spoiler, no, di da un lato un po' di angoscia, un po' di tristezza, un po' di malinconia, però me lo riguardo sempre molto volentieri. Tra l'altro io lo vidi al cinema quando uscì con i miei genitori, perché non ero proprio grande, e rimasi veramente molto molto colpita, ovviamente positivamente, e dovetti rifletterci a lungo, no, per capire un attimino il senso, non solo il progredire degli eventi, ma il senso, no, degli eventi, cioè che tipo di messaggio cercava di mandare questo film. Dopodiché, come dico sempre, ovviamente un conto è l'intento magari del regista o degli autori, un conto è quello che ciascuno, no, prende da... riceve dal film, ciascuno, e quello che ciascuno legge in un film o in qualsiasi altro tipo di medium. Però sì, molto molto bello. Fatemi sapere voi se l'avete visto, se vi piace, se vi piace Jake Gyllenhaal, Mysterio, vabbè, lui. Prossima domanda. Ti piace Natale come festività? Sì, mi piace tantissimo, vabbè, ma questo lo sanno anche i sassi. Io inizio a festeggiare il Natale più o meno tipo il 25 settembre, è il mio pre-Natale di settembre, 25 ottobre idem, di ottobre e 25 novembre idem, quindi sì, sto messa veramente male, mi piace tantissimo il Natale. Vi dico solo che quando ero bambina giravo per casa dei miei e iniziavo ad addobbare più o meno metà novembre, togliendo tutti i soprammobili da casa, e li andavo a nascondere. Era molto divertente, perché ovviamente dovevano essere libere le superfici per tutti i miei decori di Natale. Ovviamente poi passato il Natale, quindi i primi di gennaio, quando si doveva smontare tutto, era la caccia ai soprammobili, che puntualmente non trovavo e ritrovavo poi tipo l'anno dopo, ad agosto. Quindi per rimpiazzarli mia mamma comprava altri soprammobili, per cui fondamentalmente casa di mia mamma e dei miei genitori è una, come dire, un magazzino di ninnoli di ogni genere, perché insomma si accumulavano, poi venivano fuori quelli vecchi, insomma molto molto divertente. Ultima domanda: ti piacerebbe creare un filtro di Instagram? Allora, vi dirò la verità, mi pare di aver capito che in realtà sia abbastanza semplice, però non mi ci sono mai cimentata, perché mi ritengo piuttosto nabba in tutto quello che riguarda i social e quant'altro. Anche se sono molto attiva, ovviamente, nella mia dambaggine, comunque. Però mi piacerebbe provare. Sì, devo chiedere ad Azzalina di insegnarmi, perché è tipo la maga dei filtri trash, o comunque, come dire, un po' di nicchia, diciamo, di Instagram. Sono meravigliosi, anzi andatela a seguire in generale per i suoi contenuti, perché sta simpatica ovviamente, ma poi fa veramente dei filtri molto molto carini, quindi mi farò insegnare da Sensei e poi vedremo che cosa produrrò.
Bene, bamboli, facciamo un piccolo momento di pausa. Grazie a tutti ovviamente per le vostre domande. Ci rivediamo tra un secondo. Bene, bestie, è arrivato il momento di passare la linea ai nostri amici di Non Solo. La nuova generazione di Pokémon sta finalmente per arrivare su Nintendo Switch. Pokémon Spada e Pokémon Scudo porteranno una ventata di novità nel franchise a partire dalla nuova ambientazione. Questa volta dovremo destreggiarci in una nuova regione dal design ispirato all'Inghilterra. Stiamo parlando di Galar, un posto ricco di nuovi Pokémon tutto da esplorare. Quello che rende unica questa nuova iterazione dei Pocket Monsters non è solo la presenza di nuove versioni dei nostri piccoli amici o la nuova regione da scoprire, ma anche l'inaspettata trasformazione Gigamax, un nuovo potenziamento che renderà i mostri di Game Freak grandi quanto Godzilla. Grazie al Gigamax saranno introdotti per la prima volta nella serie anche Raid, battaglie cooperative fra più allenatori che avranno l'obiettivo comune di sconfiggere il colosso e portare a casa una ricompensa per tutti. Pokémon Spada e Scudo rinnoverà anche la grafica di gioco, ora resa più simile all'anime di riferimento, oltre che rinnovare alcune funzioni del gameplay rimaste immutate per anni, come il salvataggio dei dati che a partire da questo capitolo sarà automatico. Anche i Pokémon più amati delle vecchie generazioni appariranno un po' cambiati in Spada e Scudo. Alcune specie, come Weezing e Ponyta, avranno una versione Galar che differisce da quella classica per aspetto e abilità. Comunque, le novità non si fermano qui, in questo capitolo spariscono anche i PC, vecchi compagni di ogni centro Pokémon, sostituiti dai box che saranno accessibili in qualunque momento dai giocatori. Persino la natura dei piccoli mostri non inciderà più così tanto nella crescita dei nostri Pokémon. Gli strumenti come ferro e proteine sopperiranno in tutto e per tutto le debolezze dei piccoli mostri, dandoci la possibilità di giocare con qualunque Pokémon anche nelle competizioni ufficiali. Avete sempre sognato di vincere un torneo con Charizard o Butterfree? Ora potrete farlo in tutte le competizioni, e a proposito di queste ultime, Game Freak ha rivelato il primo torneo online di Pokémon Spada e Scudo. Si chiamerà Galar, l'esordio, e sarà aperto a tutti i giocatori gratuitamente già al day one. Insomma, fra il nuovo bilanciamento delle statistiche dei Pokémon e il nuovo torneo online, sembra proprio che di carne al fuoco ce ne sia molta per gli amanti delle competizioni. Ma il nuovo capitolo di Pokémon accontenterà anche chi preferisce godersi la storia, con nuove palestre e una lega completamente rivista, che vi farà sentire dei veri e propri campioni. Giganteschi stadi, la possibilità di personalizzare vestiti e molto altro renderanno questa esperienza Galar davvero unica. Insomma, non importa se siete dei novizi delle Pokéball o esperti allenatori, Pokémon Spada e Scudo accoglierà tutti quanti per una nuova incredibile avventura su Nintendo Switch. E ora, cari, belli e brutti, giovani e vecchi, facciamo un altro piccolissimo momento di pausa, perché tra poco ci raggiunge il nostro ospite. Sicuramente attendevate in maniera trepidante, lo so, non ditemi di no, perché finalmente posso mostrarvi l'ospite di oggi, che altro non è che questa splendida fanciulla Brisen. Ciao! Carissima, grazie mille di essere qua con me innanzitutto. Sei assolutamente splendida, con questi capelli di fuoco. Molto rose di Titanic. Stupenda, vero, bravo, molto rose di Titanic, è vero. Ma ha questo fascino, come dire, antico nel senso buono, cioè di vintage, no? No? Col cappello mosso, sì, stupenda. Allora, questa splendida fanciulla che ho qua con me è un talento poliedrico, nel senso che fa un sacco di cose. Ha da poco iniziato la sua avventura su YouTube e su Twitch, ma soprattutto se la conoscete, cosa che è molto probabile, la conoscete senza dubbio perché è una suicide girl. Esatto. Ma è anche una musicista barra, cioè una cantante, canta in un gruppo, vero cara? Esatto. Cosa ci vuoi raccontare prima? Tua esperienza da suicide? Perché sicuramente poi delle esperienze musicali io ti chiedo perché, sono curiosissima, ovviamente. Ah, parliamo della mia esperienza da suicide. Dimmi tutto, come è iniziata, come va? È iniziata più o meno come iniziano quasi tutte in realtà,
scoprendole sui social, rimanendo affascinate da queste ragazze alternative, con tatuaggi, ma anche no, specifichiamo, perché non è obbligatorio avere i tatuaggi, è vero. Basta essere alternative, quindi puoi anche essere bellissima, ma sei alto 1,50 m, quindi per i canoni del fashion, certo, sei una bellezza alternativa. Certo. E niente, rimasi affascinata e poi nel giro di un paio d'anni ci ho pensato parecchio, perché comunque è pur sempre un sito che propone foto anche di nudo, quindi bisogna pensarci molto su. E dopo due anni dalla mia scoperta mi sono decisa, ho preso questo mio amico, abbiamo scattato il set e la cosa nasce così, insomma. Senti, una curiosità, sono nati prima i tatuaggi o prima la tua carriera sui side? Insieme, perché contemporaneamente a sui side iniziai con i miei primi lavori, quindi iniziai a mettere da parte i primi soldini, lavori normali. Quindi non c'entravano con la mia immagine. Sì, ma c'è pensato, ok. Facevo l'imballatrice a mano. Normalissimo, in effetti. Niente di meno normale. E niente, mettendo da parte i miei primi soldini, ho iniziato. Poi ero sempre già appassionata comunque di tattoo e ho iniziato prima un tatuaggio di qua, poi un altro di là. Nel giro di un anno ero piena. Poi mi sono fermata. Cioè, tutti quelli che hai fatti. La maggior parte. Ok. Perché me li tenevo dentro da tanto tempo, quindi appena ho avuto la possibilità economica. Ah, ecco. Allora, vabbè, te lo devo chiedere, a cosa si ispirano i tuoi tatuaggi? Da dove vengono? Allora, inizialmente, come tutti, appena si approcciano al mondo dei tatuaggi, vogliono dare un gran significato al proprio tatuaggio, perché magari sono i primi, hai un po' l'ansia che me lo devo tenere per tutta la vita, quindi ci dai questi significati giganteschi. Poi più avanti inizi proprio a farli anche solo per estetica o perché ti fanno ridere. Certo. Poi io ho la mia gamba, cos'è, la destra, okay, che è la mia gamba delle cavolate, okay, e ho tutti i fumetti. Oh, che carini! Tipo Adventure Time, sì, vedo. Il caffè. Poi magari vi mettiamo un link con le foto, esatto, perché ha un sacco di robe assurde. Questo che cos'è? È Delirio di Sandman. Ah, ok. Oddio. Oh my god. E l'ho fatto da sola, tra l'altro. Cioè, te lo sei fatto? Sì. Stavo dando un pugno di corso dentro. Ma le bocce. Non picchiate le bocce, non fate male le vostre bocce. Te lo sei fatto da sola? Sì. Cavolo. Perché da poco ho iniziato a fare questo corso, quindi non sono tatuatrice ancora. E niente, ogni tanto capita. Ti sei resa autocavia di te stessa. Fantastico, adoro. Pensa quando una si sacrifica per la propria arte. È la definizione di sacrificarsi per la propria arte. Assolutamente splendido. Letteralmente. Senti, ma mi interessava questa considerazione che hai fatto del fatto che quando comunque uno valuta se diventare o meno uno suicide girl debba ovviamente prendere in considerazione il fatto che per forza di cosa la foto di nudo c'è sempre, esatto, no? È proprio richiesta. I set iniziano, sicuramente lo sanno tutti, però giusto per dare un contesto, no? I set del suicide girl iniziano da vestite, normalmente finiscono da nude. Poi c'è chi lo rende più o meno esplicito, sì, perché non sei obbligato, ecco, esatto, a renderlo esplicito, però comunque, scusami, comunque il nudo è richiesto, ovviamente. Esatto. Quindi chiaramente uno deve prendere in considerazione, ok? Il fatto che tu sei consapevole che le tue foto di nudo sono online, ci saranno sempre, comunque una volta che una cosa va online, ma un po' come per tutto in realtà, no? Adesso uno parla del nudo come se fosse chissà che roba, in realtà qualsiasi stupidata mettete online, attenzione, lì ci rimane. Esatto, no? Esatto. Ci rifletti ogni tanto, soprattutto i TikTok. Ogni tanto ci rifletti, la cosa non so, ti ha dato da pensare per il futuro oppure sei. Sì, mi ha dato da pensare, ma come si può dire, ho un'indole abbastanza creativa. Quindi ho messo in considerazione che magari avrei potuto avere problemi a livello lavorativo. Però mi sono sempre detta, anche se fosse, sono in grado di inventarmi un lavoro. Certo. E quindi non mi sono mai abbattuta troppo. Però mi rendo conto che non è per tutti così, perché non certo, è che hanno tutti la mia elasticità mentale di arrangiarsi. Certo, no? Certo. E quindi appunto c'è comunque la possibilità di rimanere proprio solo sul sito, che magari si escono le tue foto ma non associate il tuo nome. È anche abbastanza discreto essendo un sito a pagamento, ovviamente, certo, però c'è sempre la discriminante che le foto potrebbero uscire.
cioè, quindi se vuole. Per me una ragazza, se vuole approcciarsi a questo mondo, innanzitutto bisogna rivolgersi o a una recruiter tipo me. Pubblicità. Che appunto il ruolo della recruiter è quello di prendere la ragazza e proprio accompagnarla a scattare il primo set, a formarsi il profilo, a metterla in contatto con i fotografi ufficiali. Cioè anche lì ci sono dei rischi comunque. Esatto. Di vista, se una magari non è sgamata, no, può scappare in situazioni non sì, piacevoli. Sì. Ci sono molti fotografi che di solito non sono neanche fotografi, che ne approfittano e spacciandosi per fotografi di suicide possono portarti in situazioni molto spiacevoli. Quindi appunto per questo, se una ragazza è intenzionata, o andate da una recruiter o direttamente dai fotografi ufficiali, tanto sicuro vi danno retta, sono persone fantastiche. Attualmente attivi in Italia sono, diciamo, 3.5. Ah, posso dirli? Certo, perché no, assolutamente. Dico i nick di Instagram, così li trovate. Così li andate a cercare. Esatto. Anche. Una si chiama Mel Zohar, che di solito scatta su Roma. Poi c'è Rob Giro, che scatta solitamente Veneto, Milano. E sulla base, diciamo, Piemonte, sempre Lombardia, c'è Minu Minula. E poi c'è Drew, che è una suicide anche lei, che attualmente sta ad Amsterdam, ma ogni tanto torna a Roma. E anche lei è una fotografa. Ah, bene, bene, molto interessante. Segnatevi, se casomai queste poi ce ne sono comunque anche molte altre. Certo. Che scattano, sempre sui site che scattano altre storie. Che è molto bello. Certo. È bello ambiente comunque, mi pare sì, di capire, sì, molto no? Anche tra le ragazze, donne, no? È molto empowering, no? Molto, anche molto. Questo discorso della modella alternativa è alternativa per mille motivi, perché in realtà il canone estetico è un po' strict, è un po' un quadrato, no? Esatto. Una certa altezza, una certa conformazione bone structure, cioè, no? E invece la modella alternativa probabilmente dà anche la possibilità di sentirsi belle, sexy, esatto, e apprezzate a chiunque. È una cosa molto bella. La suicide è proprio aperto a tutte le donne. Quindi non solo anche di qualsiasi età. C'è un po' questo stereotipo della tatuata, no, tatuata con pellicola di colori magari non naturali, eccetera, no? Senti, io sono assolutamente super iper curiosa, glielo dicevo prima quando non eravamo, non stavamo registrando, che volevo assolutamente avere un po' più di informazioni, di cose succose sulla tua carriera da musicista, perché tu canti in un gruppo che si chiama Mad Museum, nel caso andate a cercare anche lì, che trovate tutto sicuramente anche su Instagram. Parlami un pochino, premessina, fanno un genere particolare, un rock particolare, sono andata a cercare, ha una voce bellissima. Molto particolare. Raccontaci un po'. Niente, il gruppo si è formato nel 2013, senza di me purtroppo. Io sono subentrata dopo, tra il 2014 e il 2015. E nulla, ci abbiamo messo tantissimo a uscire con questo album che si chiama It Seems Legit, lo trovate anche su tutti i vari social musicali, Spotify e compagnia bella. E ci abbiamo messo moltissimo perché abbiamo cercato una produzione per tanti anni e purtroppo con la musica, soprattutto sul rock in Italia, non ci sono tanti punti di riferimento. Con altri generi è più semplice, tipo con la trap che muove tantissimo di moda, sì, è molto più facile trovarti un producer. Certo. Con rock un po' meno, però ce l'abbiamo fatta, ci abbiamo messo un po' di anni e finalmente l'album è uscito. Top. Che altro posso raccontarti? Beh, della tua carriera come cantante, come da quanto canti? Ah, da tanti anni, ho iniziato davvero da giovanissima, da quando avevo 12 anni. Ah, proprio piccina, ma hai fatto prendevo corso? le prime lezioni le prendevo di chitarra, poi sono passata a studiare canto in diverse scuole, ho concluso, tra virgolette, perché li ho conclusi perché non volevo più continuare a studiare, ma per altri motivi. Ho concluso di studiare 2 anni fa comunque. E è molto bello studiare musica, ma se vuoi fare il musicista è utile fino a un certo punto. Ok. Perché studiare musica non ti rende automaticamente musicista. Certo. Ti insegna a come fare la tua musica più facilmente, okay, magari. E quindi che cosa ti rende un musicista? Cosa ti rende musicista? Per me è più una questione di attitudine e di impegno che tu dedichi al tuo prodotto finale, cioè alla tua canzone, alla tua musica.
Quindi cosa si può definire un musicista, appunto, secondo me, se una persona è proprio dedita a quello che fa, decide di impegnare gran parte del suo tempo in appunto la strumentazione, la tecnica, migliorarsi, certo, non fermarsi mai, e poi ovviamente proporre questa musica a qualcuno. Certo. Che domanda difficile. Invece mi hai dato una risposta molto interessante, assolutamente. Sì, poi non ma quindi le tue le canzoni di questo album sono scritte in parte da me, mm-hmm, e in parte dal chitarrista. Mm-hmm. Noi iniziamo la composizione di solito appunto noi due a quattro mani, quindi proprio di pari passo, e magari arrivo con parte del testo, lui parte del riff, e creiamo una canzone box che poi portiamo in sala prove insieme a basso e batteria, ci mettiamo lì, jam, e ma davvero in poco tempo, perché abbiamo molto feeling, è una cosa molto bella, abbiamo molto feeling tra di noi e in davvero poco tempo riusciamo a chiudere una canzone. Ed è una cosa che mi piace tanto dei Mad Museum. Ci vuole anche tanta chimica, no? Tra i personaggi, i componenti. Esatto. Ciao, facciamocela. Tra i componenti del gruppo, no? Esatto. Perché poi ci si connette anche, come dire, artisticamente, vengono fuori delle robe. Quindi nasce prima la musica e poi nascono i testi, di solito, contrario? Io vivo i testi in maniera abbastanza, non è strana in realtà, li vivo come se fossero tipo una stoffa. Io okay. Parto, scrivo un brainstorming, magari neanche in rima, è proprio a livello di prosa, poi prendo questo testo e lo scompongo nella musica, mettendolo in metrica, esatto, e lo adatto. Quali sono come se fosse una stoffa? Sì, bello, mi piace molto l'approccio. Mi piace la metafora. Bellissimo. Siete canattina, ragazzi. E senti, stavo per fare una domanda ma mi è venuta una scorreggia mentale, quindi non me la ricordo più. Sempre rispetto al discorso dei testi, che temi ti piace affrontare e che temi invece magari non vuoi affrontare o hai, insomma, come dire, reverenza, perché magari ti fai poni un problema, dici ma forse non è il caso, cioè ti è mai capitato di dire mi piacerebbe parlare di questa cosa ma forse non è il caso? Allora, quando faccio questo ragionamento di solito vado per metafore, okay, quindi non c'è mai un argomento scomodo. E se voglio far arrivare un messaggio posso appunto usare queste metafore, quindi tra virgolette girarci intorno ma poi andare lì. E è una cosa che mi piace molto fare, giocare anche con metafore. Bello, e stare piace anche sul vago per dare la batosta a metà. È divertente. Bello, mi piace molto. Poi come tematiche ho affrontato, almeno nell'album, ho affrontato tanto la depressione e l'ansia che mi hanno turbato nel corso degli anni scorsi. Ho anche parlato di cose più divertenti come la classica uscita, quando si rimorchia, quelle cose più leggere. Certo. E poi c'è una canzone che la adoro, è Straonirica, dove ho raccontato il mio incubo ricorrente. Oh, adoro queste cose. E quella mi è piaciuta tantissimo scriverla, perché lì le metafore proprio si sprecano. Immagino, cavolo. Esatto. Che figata. Divertente. Senti, ma questa è una domanda che ti faccio perché ho avuto occasione di intervistare altri musicisti, mm-hmm, ed è una cosa che ho notato con moltissimi di loro. Tanti di loro mi hanno detto, io scrivo i miei testi, comunque mi vengono fuori anche le melodie in realtà, in momenti della vita in cui sono particolarmente fragile o emotivo, o anche a te anche capita a me questa succede, cosa. Sì, sì. Quindi secondo te per essere un artista e produrre in maniera prolifica, no? Come fai tu, come fanno tanti altri musicisti, bisogna avere una forte connessione con la propria, sì, con i propri sentimenti, tra virgolette, col proprio. Bisogna fare tante introspezioni. Ecco. Anche perché per tradurre le tue sensazioni in musica o testi devi capire cosa provi e capire anche come dirlo. Quindi certo, l'introspezione è. Poi immagino che ti deve un po' lasciare andare all'emozione, sì, sì, perché sennò non la devi anche levare tutti i tuoi filtri. Sì. Che succede?
Stavo gesticolando troppo, credo. Gesticolavi troppo? Ah, no, no, non ti preoccupare, non ce l'avevo. Don't worry. Tutto bene. Ok, tutto a posto. Senti, ma quindi l'album è uscito, lo possiamo trovare su tutte le piattaforme, compagnia cantante. Voi girate anche, no? Suonate dal vivo, suppongo. Sì, prossime date in programma, ne abbiamo sicuramente una a Milano, a gennaio Rock and Roll. Benissimo. Quindi se volete ci trovate. Passate. Cercateci passate. Sui social per il giorno preciso, perché non vorrei fare una gaffe e sbagliare. Tanto. Ok, di gennaio me lo dimenticherò. No, però, ecco, andate a cercare i social, esatto. Assolutamente, perché così siamo appuntamento sicuramente a gennaio, poi in generale dal vivo. Sì, sì. Suonate, quindi c'è modo, insomma. Bene, carissime, ti ringrazio moltissimo per tutte le risposte super esaustive. Si vede che sei un artista da anche come ti poni, ma anche da come ti esprimi, quindi... Tra l'altro veramente io sono andata ad ascoltare le loro canzonate su Instagram, a vedere pezzettini dei loro live, eccetera. Lei è veramente una bomba sul palco, quindi... Grazie. Sì, quindi ve la consiglio caldamente. Ti ringrazio moltissimo ancora, sei assolutamente adorabile. Voi andatela a seguire e noi ci vedremo, ci vediamo tra pochissimo. Bene bestie, come dicevamo, questa puntata, se non fosse abbastanza chiaro dalla presenza del nostro Ash qua di fronte a me, è dedicata ai Pokémon e quindi volevo farvi velocemente vedere, unboxare, diciamo, il nuovo set, anzi due nuovi set di carte, le carte autunnali, diciamo, del trading card game, ovviamente, di Pokémon. Vediamo se la telecamera superiore mia di aiuto in questo senso. E partiamo subito dal pacchettino un pochino più piccolo. Ce la posso fare, eh? Ah! No, non ce la posso fare. Perché non ho le unghie? Dovrei farmi le unghie acriliche. Solo per unboxare. Che idea! Farmi le unghie acriliche apposta, tipo a taglierino, per andare in giro a minacciare la gente, innanzitutto, ma soprattutto per aprire le buste per farvi gli unboxing. Sai che bello? Ah! No, ce la posso fare. Ok. Come riempire una puntata da mezz'ora? Metterci 40 minuti a spacchettare le carte. Oh, ecco qua. Guardate che carina la scatolina, l'adoro. Ok. Oh, eccoci. Ah, ok, questa è la versione. Ok, questo non mi era chiaro. Sono le card dell'uscita per Sole e Luna. Eccole qua, dentro a questa confezione di metallo, a parte avere la confezione che è carinissima, avete due set da 10 carte, ovviamente, avete un gettone, guardate che carino, è anche olografico, super cute, e poi avete, giustamente avete una carta Charizard, eccola qua, Charizard presente tra l'altro sulla, ops, sulla lid della confezione di metallo. Però apro, ve la apro una bustina. Ma sì, dai, apriamola. Apriamo una bustina. Vediamo chi ci tocca. Paura, tagliassi le card. Vediamo un po' chi abbiamo vinto a sto giro. Tac. Oh, come vi dicevo, sono 10 carte. Eccole qua, abbiamo un Wishiwashi, Nosepass, un Wimpod, un Gumi, che carino, guardate quante, una carta, che carina, speciale un po' olografica, non so se riuscite a vedere, oh, molto molto carine ovviamente, come vi dicevo in questa confezione nello specifico vi ritrovate due set da 10, quanti di voi giocano al trading card game di Pokémon? Fatemelo sapere, in generale vi piacciono i giochi di carte, preferite i giochi di carte? O i giochi da tavolo, ditemi un po', perché io recentemente ho iniziato un po' a giocare ai giochi di carte e devo dire che mi piacciono molto, continuo a preferire i giochi da tavolo, diciamo, più tradizionali col board, eccetera, ma non mi dispiacciono per niente. Oh, invece passiamo a questa confezione bella carica con il vostro fantastico Raichu. Era del carino Raichu. Andiamo a vedere cosa c'è all'interno.
Io cerco di... vado delicata perché non voglio lasciare le strisciate sulla confezione, che è carinissima. Ok. Questa è della serie Destino Sfuggente. La posso fare. Ecco qua. Tac. Oh, ovviamente avete la carta di Raichu, chiaramente. Eccola qua. Carinissima. Anche lei versione olografica. E poi all'interno trovate, guardate un po', ben 4 set di carte da gioco. Quindi veramente eccellente. E ovviamente la confezioncina. Oh, una righetta, sono riuscita a lasciarla comunque, mannaggia a me. Carinissima, veramente carina, di metallo. Bene, quindi insomma, per come dire, un ottimo valore, ecco, diciamo, no, questa confezione con tutte queste card. Veramente, veramente bellina. Vediamo se riesco a impacchettarla. Bene bestie, per oggi è tutto, spero che la puntata tema Pokémon vi sia stata di gradimento. Io mi sono divertita veramente un sacco, ringrazio Ash di avermi tenuto compagnia, non è di molte parole, però lo ringrazio comunque per avermi assistito durante questa puntata, e io vi do appuntamento alla prossima puntata di GameStop Zing TV. Se solo sapessi, infatti, se queste mura potessero.